Scendi dall'amaca. Sì, ma sono salita prima io. Ma da quando siamo arrivati che tu sei qua, io non ci sono mai salita. Chi se ne frega, sono salita prima io e basta. Adesso lo vado a dire la mamma. Mamma! Cosa c'è, Ani? Perché urli? Mamma, vuole sta? È tutto il giorno che sta sull'amaca, ma a me non mi fa salire da quando siamo arrivati. Ok, dai, tanto state sempre a litigare, anche in vacanza. Lo so, Anastasia, hai ragione, sempre su quell'amaca. No, amore, non ti arrabbiare, adesso andiamo da Vanessa e ci penso io. Dai, vieni. Fai salire tua sorella sull'amaca. No. Dai, 5 minuti. Sì, solo un attimo. Ha capito, ma è da quando siamo arrivati che sei sempre su quest'amaca. Fai salire un po' anche lei. Perché ci sei sempre su tu, te l'ho appena spiegato. Allora, facciamo una bella cosa. Visto che tu non riesci a salire, tu sei sempre qua. Adesso mi è venuta in mente una idea. Fate 24 ore sull'amaca, sia tu che tu, insieme. E non vi voglio... Ci state, ci state. Dai, Ani, prova a salire. Sì, invece, dai. Così impari. E da qui adesso non scendi più, visto che ti piace così tanto stare sull'amaca. Non posso. Non puoi cosa? Vai, Ani. Mi raccomando, abbiamo testato che ci state, vero che ci state? No. Sì, ci state perfettamente, quindi adesso scendete tutti e due e prendete tutto ciò che volete tenere sull'amaca. Andate in bagno se dovete andare in bagno, perché fino a stasera... Ma quanti minuti abbiamo? Scusa? Quanti minuti abbiamo? No, no, tutto il giorno, fino a stasera. Anzi, se vi comportate... Per prendere le cose adesso vi do io 3 minuti. Aspetta, lo dico io quando partono i minuti. Noi arriviamo, giochiamo. Allora vi dico solo che ogni qualvolta voi litigherete aumenterà il tempo, quindi potreste anche rischiare di... E se arrivano i cinghiali? E se arrivano i cinghiali, facciamo stare anche i cinghiali sull'amaca insieme a voi. Ok, appena litigate aumenterà il tempo per stare sull'amaca, quindi se litigate tutto il giorno voi dormirete sull'amaca questa notte. Adesso mi dai solo 3 minuti a me e prendo quella bacinella e prendo tutto quello che mi serve a me. E poi quando finisco a Dani, con quella bacinella lì. Va bene. Vai Dani, io tutto mi dirò. Vediamo se ci stiamo, Ci state, ci state. Dai, allora ti do 3 minuti. Vai, inizi tu? Va bene, ti do 3 minuti a partire da adesso per raccogliere quello che può servirti. Vai! Non mi chiudere la porta in faccia. Non so, per colorare, per disegnare, se ti può servire qualcosa. Allora, al cibo ci penso io, al pranzo, alla cena, alla merenda. Qui c'è qualcosa? Secondo me sono nel tavolino fuori, Anastasia, è quello marrone. Sì. Dai. Dove vai? Cosa fai in bagno? Cosa ti serve? Un rotolo di carta igienica? Le bambole, le Barbie, che ne so? Una Barbie, se vuoi giocare con una Barbie, no? Va bene. Vai. Quanto ne manca? 1 minuto e mezzo. Allora, al cibo ci penso io, sia al pranzo che alla merenda che alla cena, ok? Adesso lei ha preso uno snack, vabbè, puoi prendere uno snack se vuoi. Aspetta. Ti consiglio di andare in bagno, se ti serve. Perché fino a stasera non puoi più andare in bagno, Ok, lascia qua e tu vai in bagno, ti aspetto qua. 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ah, nel frattempo hai raccolto qualcosina. Brava Anna, ci hai messo 1 minuto e mezzo per fare pipì, Anastasia, Ok, mamma, adesso queste cose le lascio lì. Ti serve questo cestino? Sì. Ok, dobbiamo prendere un tavolino per metterci dentro le cose, ok? Lo facciamo. Anche sulla sedia, se volete. Okay. Vai! Sì. Questo. Telefono. Caspita, si stava dimenticando il telefono, attenzione. Ma giusto, perché se tu dovessi iniziare a aver caldo.
distruggimi la casa, tranquilla, non ti preoccupare. Ragno, devi andare in bagno anche tu? Guarda che poi fino a stasera non puoi più andare in bagno, eh? Allora, ricordo anche a te che da bere, da mangiare ve lo porto io, ok? Male. Non si può perché sennò mi cadevano. Ah, va bene, va bene. Intanto Vanessa, dai che ti manca un minuto e 20 secondi. Se non hai più niente da prendere, ci mettiamo in posizione. Uno slime. Basta, finito. Hai finito? Sì. Ok, allora andiamo a posizionare anche i tuoi oggetti. Adesso prendo il tavolino e posizioniamo anche il cibo. Suonatevi perché sta per iniziare la challenge. Pronte? Io vi ho portato il tavolino dove vi porterò da mangiare ogni volta che avrete fame e da bere, ok? Adesso vi porto da mangiare, ok? Pappa pronta? Dove stai andando tu? Dove stai andando? Ma non potete mangiare così, eh? No, non potete mangiare così. Avete i piedi fuori? Allora, solo per mangiare vi do questa possibilità, eh? Ci arrivo ancora. Allora, dai, su. Ce la puoi fare. Guarda che tu cadi. Metti l'acqua. Ti metto l'acqua, sì. Ma non vi dondolate. Come fate a mangiare se vi dondolate? Ma state facendo un casino bestiale. Mi avvicini un po'. Sì, un attimo. Io al posto vostro sapete cosa farei? No. Starei buona dentro l'amaca e prenderei il piatto e mangerei dentro l'amaca. Ma allora, Anastasia, mettiti dentro. Fidati, mettiti dentro. Fidati di me, non litigate. Ma ti ho detto che ti passo il piatto, secondo me è la cosa migliore. Ecco, vedi? Adesso ti do da bere. Mettiti a posto come ha fatto Vanessa. È la cosa migliore, mangiare così. Buon appetito, bimbe. Buon appetito. Buon appetito. E non litigate. Così adesso vi passerà la voglia. Salsiccia, costine e maloredus. Ma avete mangiato pochissimo. Ma senti che bella arietta che c'è. Prima sentivo Vanessa che diceva che aveva caldo. Ma si sta da Dio. Eh? Non c'è una bella arietta. Cosa c'è? Ti vedo in sofferenza. Io no. Allora vi sposto il tavolo col cibo e vi avvicino le sedie così decidete cosa fare, ok? Spostiamo le ciabattine. Io ho trovato sdraio numero uno. Penso sia di Anastasia, giusto? Yeah. E sdraio numero 2. Vi cadono le cose perché vi siete portate al mondo. Ecco qua. E questo è di Vanessa. Allora, che cosa volete fare adesso? Vai tu, scegli qualcosa tu. Questo qua. Ah, innanzitutto ci vuole una bella toilettatura dopo pranzo. Tu sei sempre super profumata, mi fai morire. Ma dov'è? Oh, oh, ah, io mi rinfresco con l'acqua. Vai, un po' di acqua rinfrescante termale ci sta anche per lavane. Ani, quello io l'avevo comprato per me e tu lo stai finendo, ti sembra giusto? Sì. No, invece. Sì, non è, tu non lo usi mai. No, io lo uso, non che non lo uso mai. Il profumo. Devi uscire per caso? No. No? Stai aspettando il fidanzato nell'amaca? Ma tu hai il fidanzato? No, questi li ho portati per starnutire. Per starnutire? Perché appena annusi un fazzoletto tu starnutisci. Si è sollevato un... Ecco, hai visto? Si è sollevato un vento fantastico. Ok, quindi adesso scommetto che adesso... Vediamo se... Cosa fate? Ah, ti devi anche truccare? Per essere super bella in questa challenge? Oh Vane, ma aspettami, eh. Oh Vane, ma aspettala, eh. Allora, cosa fate? Giocate a Roblox? Dite una cosa, bambine, perché vi hanno chiesto in alcuni messaggi come vi chiamate su Roblox. Io mi chiamo Vanessa Game, però mi trovate con stellina 1123UU. Fa vedere?
Ok. Vanessa è questa. Io sono lei, mi chiamo Amatava. Come ti chiami? Amatava. 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 Non si è giusto, capito molto chi sei, no, tu, Brooke. Cos'è Brook? No. Allora, quindi adesso voi due vi rilassate facendo un bellissimo gioco e io vado a lavare i piatti. Pronto! Scusate se esisto. Ragazze, guardate che io vi tengo sott'occhio dalla finestra, eh? Non pensate che se io vado via voi potete scendere, ok? Dall'amaca. Ragazzi, questo è il mio succedere. Succedere sul mio server. Sì. Allora, ragazzi, vedete? Qua c'è il mio server e qua c'è quello di Vanessa che sta giocando. Ok. Server privato, sì, lo so. E ragazzi, mi raccomando, seguiteci sul canale Vanessa Games e Anastasia. Vanessa e Anastasia Games. Cucciolini, spiamo Vanessa e Anastasia e vediamo se scendono dall'amaca mia insaputa. Guardatele. Oh, ma sono bravissime. Non hanno nessuna intenzione di scendere dall'amaca. Aspetta, attenzione, attenzione. No. Bimbe, sono passate 2 ore. Ma cosa state facendo? Ma è bellissima, quindi funziona. Puoi andare a prenderlo verso Kinder? Avete fame? Sono venuta apposta per farvi fare la merenda. Ma guarda Vanessa, sai che non pensavo funzionasse ancora a distanza di un anno? Come va? Beh. Avete messo i piedi fuori dalla tenda? Dall'amaca? No? Con la faccina lì? Io mi sono alzata tanto acqua di questo perché è un caldo. Lo so amore. Ok, tu vuoi l'ovetto Kinder per merenda? Tu vuoi un gelatino, Vane? Sì. O una banana? Cos'è? Ma ti sono cresciuti, ti sono cresciute la barba e i baffi, i peli. Che bello. Allora, cosa vuoi per merenda, Vane? Gelato. Un cornetto? Sì. Va bene? Dove vai? Guarda che tu cadi da quell'amaca, stai attenta. Basta, Vane, gli va il sapore negli occhi. Allora, chi è che ha lanciato tutto il sapore per terra? Ani ha lanciato. Cornetto. Tutto a posto, te? Fa niente, Ani. Attenzione, allarme. Te lo prendo io il giochino. Comincia a mangiare l'ovetto. Va bene, buona merenda, ci vediamo dopo. Ciao. Fate le brave e non scendete dalla tenda perché io vi tengo sotto stretto controllo, eh. Ma tu stai mangiando un'altra merenda. Era un po' piccino, quello l'ho preso da lì. Giusto, vabbè. No, da lì. Vabbè, era caduto. È scesa? Sei scesa dall'amaca? Sì. No, Sì, sì. Non è vero. L'avevi portati, Ri? No, amore, no. Non fare così. La mamma non ci crede. Lei prima ha barato. Cosa ha fatto? L'ha barato. E cosa ha fatto? Come lei? Nel video. Non aveva. Cosa? Preso. Cosa? Questo. Sì, che c'era. Sì, c'era, vero? E dove l'hai preso? Sì, che c'era. A me sembra prima. Di sì. Prima? Sì, quando io ho detto. No, ma poi allora, cucciolini. Scusate. Cuccioline e cuccioline. Scrivete nei commenti se c'era. Anche Anna ha barato perché mi ha detto. Ti ricordi quando mi ha detto che aveva la molletta qui? Ha detto che lei l'aveva trovata là sopra e non l'aveva presa. Ma era salita sulla tenda. E aveva fatto finta. Aveva fatto finta di prenderla. Sì, mi ha detto. Sto per avere un infarto. Sei scesa dalla tenda, dall'amaca. Ma non puoi scendere dall'amaca, non puoi salire. Quando non era ancora iniziato il gioco, io stavo prendendo delle cose. Ti ricordi che lei è entrata e ti ha detto, mamma, mi sono dimenticata che avevo la molletta, l'avevo fatta? Sì, no? Sì. Non era vero? No. Perché mi ha detto che lei non aveva. Ma il gioco non era ancora iniziato, perché Vanessa non aveva. Ok, ma tu quando era il tuo turno non aveva preso quelle cose e aveva preso un'altra molletta. Vabbè. Ha barato nel senso che era una cosa che aveva preso dopo i suoi 3 minuti. Siete due barone, con voi le challenge non si possono fare. Mamma mia. Ani, stai mangiando? Sta cadendo, no? Che sta mangiando? Cosa c'è? Sto cadendo. No, non stai cadendo. Dove vai? Sta cadendo prima, lei? Quando tu eri dentro, sì. Io ero qua, ho detto, Vane, ma quello, lo spray per metterlo quando, cioè, al caldo, dov'è che l'ho messo? L'ho fatto,
non ci credo. Ma Vanessa, non era ancora iniziato. Sì! No. Vabbè, io veramente, ragazzi, se i miei cucciolini scrivono che tu sei scesa, non che sei scesa l'amaca perché non l'avranno visto, ma che non c'era lo spray. Cucciolini, è questo qua, eh? Anche ancora però! Sì, anche anch'anchia però. Allora, zitta, adesso parlo io, zitta. Stai mangiando, sei sdraiata. Non ti voglio più sentir parlare. Ma non stai più sulla moglietta senza permesso. Ma non era iniziata la challenge? Sì, era, vabbè, uguale. Madonna, sembri una cornacchia. Vabbè, in poche parole avete sbagliato entrambi, giusto? Da quello che sto capendo? Però la prossima volta abbiamo perso. No, avete perso stavolta, non la prossima volta. Cosa vuol dire la prossima volta? Dico dopo, se Vanessa para. Vabbè, faccio finta di non aver sentito, ok? Perché io vi voglio tenere qua anche tutta la notte stasera. Quindi brave bambine, complimenti, vi state comportando veramente bene. Devo prendere al volo? Opple! Non lo vuoi? Io non lo voglio. No, fazzoletto. L'ho preso io. Tu al massimo puoi buttarti un po' di ammuchina. Guarda che cade, guarda che cade. Stop. Stavo scherzando, Vanessa. Cosa? La mucchina in faccia no. Sulle mani. No, perché questo giochino mi sta. Va bene, ragazze. Anastasia, il piede in faccia. Adesso dormite e fatevi un riposino, dai che c'è l'arietta fresca. Dai, vi dondolo io, Ninna. Più veloce per ammonti. Sì, così volate. Ninna. Shh, dormite, dormite, dormite. Shh. Dai, dai, addormentatevi, dai. Shh. Ninna, na, na. Ninna, na. L'ho detto dormite. Mizze, che ho 5 gemelli avrebbero fatto meno casino. Na 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 ni na. Dormi. Ni na o. Ni na o. Na na na. Oh, non mi sembra vero. Bimbe. Allora, sta calando il sole, è quasi buio ed è ora della cena. Adesso vi faccio mangiare, dopodiché ci prepariamo per la nanna e dormite qua o no? Dai, ci pensiamo dopo, ok? Buona cena. Grazie. Bimbe, vi siete addormentate. Ani, Vane, ti ho portato il cuscino. Tieni. Dai, facciamo la nanna. E c'è. Dai, bimbe, portato cuscino, stasera facciamo, proviamo questa nuova esperienza. Dai, Ani, solleva la testa. Terminiamo questa challenge, siete state bravissime e ci vediamo domani mattina. Io dormirò qua vicino a voi, dopo vado a prendere la sdraio e la porto qua. Ma lei è uscita 200.000 quattro volte. Senti, non cominciare, dormi. Non è vero. Buonanotte. E la coperta tu vieni. Dopo ti porto la coperta e prendo il lettino e mi metto qua vicino a voi, ok? Ok, ciao. Ciao, bravissime, ciao.